voglio dire, è stata una donna, una grande personalità e soprattutto comunque la cosa che poi mi ha intrigato ancora di più è la possibilità di interpretare un personaggio del genere che insomma in Italia già per un'attrice è difficile che capiti insomma, una possibilità del genere con un trasformismo di questo tipo e comunque con una donna che ha avuto una vita sicuramente particolare, intensa, fatta di, insomma, di scelte estreme e che in qualche modo ha segnato anche molto quel periodo, il periodo degli anni Ottanta, ma anche oggi in qualche modo. Quindi c'è cioè, una donna comunque con un grande coraggio, una grande dignità, che ha scelto, diciamo, anche la libertà come motto per portare avanti, cioè nel senso che è riuscita a mantenere una grande dignità anche con le sue scelte che potevano essere discutibili e una volta che ha raggiunto, diciamo, la sua popolarità e quel potere ha fatto sì anche che, di farla diventare una sorta di missione, quindi ha illuminato anche poi, ha rotto certi schemi, ha illuminato le menti delle persone in quattro ore. La sfida è rinnovarsi, cioè misurarsi con personaggi sempre diversi che ti portano comunque a ricercare delle cose nuove dentro di te anche a livello emotivo, cioè di sfidarti continuamente. Io certamente nelle mie scelte ho sempre pensato a questo, però devi anche essere poi fortunato, comunque impegnarti nel convincere poi i registi a darti questa possibilità, perché cioè, qui comunque si tende un po' poi a farti fare un po' gli stessi personaggi, diciamo c'è poca fantasia un po' in generale, quindi un pochino devi metterci qualcosa di tuo, però poi hai bisogno anche di avere questa possibilità. Quest'ultimo anno l'ho avuta e sono infatti molto felice perché ho fatto delle esperienze veramente importanti che sento che mi hanno fatto crescere.